Buongiorno a tutti, ci occupiamo adesso di vedere la divisibilità. Partiamo con un esempio con due numeri, il numero 7 e il numero 10. Vediamo che il numero 7 ha solo come divisore se stesso, 7 e 1 che vabbè vale per tutti, 10 invece ha diversi divisori. Cosa vuol dire questo? Che 7 è quello che si chiama numero primo, mentre 10, come esempio, è un numero composto. Vuol dire che ci sono diversi numeri che lo dividono, non solo se stesso. Quindi possiamo definire come numero naturale maggiore di 1, 1 è escluso, primo se è divisibile solo per l'unità e per se stesso, composto se ha altri divisori oltre all'unità e a se stesso. Facciamo degli esempi, prendiamo 2, 3 e 5, che sono tutti numeri primi, e 8 e 9 che sono invece numeri composti, ovvero che possono essere divisi non solo per se stessi. Notiamo che i numeri primi sono, eccetto il 2, sempre dispari. Non vuol dire che tutti i dispari siano numeri primi, ma vuol dire che gli unici numeri che possono essere primi sono i dispari, perché i pari sono sempre divisibili per 2. C'è un modo per trovare i numeri primi facilmente? C'è, è quello che ha detto il crivello di Eratostene. Eratostene era il grandissimo e famosissimo direttore della Biblioteca di Alessandria, quindi un genio di dimensioni incredibili, tant'è che fu il primo a calcolare le dimensioni esatte del pianeta Terra. Sbagliò di un 1%, insomma, senza mezzi, senza null'altro, che i suoi calcoli e la sua intelligenza riuscì a dimostrare che la Terra non solo era sferica, ma anche il diametro della Terra. Il crivello cos'è? Il crivello era il setaccio, che si usava un tempo, proprio per setacciare e dividere, quindi si usava col grano, per dividere i chicchi di grano maturi dal resto della granaglia. Questo sistema, infatti, di Eratostene, funziona in maniera molto simile a un setaccio. Facciamo l'esempio del crivello di Eratostene per i primi 50 numeri. Come si fa? Prima di tutto si esclude l'1 perché non si considera, non è un numero primo. E quindi lo togliamo. Poi si tolgono tutti i multipli di 2, eccetto il 2. Poi si fa la stessa cosa col 3, tutti i multipli di 3, eccetto di nuovo il 3. Stessa cosa per il 5, tutti i multipli di 5, eccetto il 5. Stessa cosa per il 7, i multipli di 7, eccetto il 7. Quelli che rimangono sono i numeri primi. Questa operazione si può fare con qualsiasi dimensione, abbiamo visto che non è per niente difficile.